La goal collection della settima giornata del girone A di Eccellenza MySP parte con la vittoria interna per 2-0 del Campus Eur sulla Pescatori Ostia. Il successo vale il primo posto in solitaria in virtù della sconfitta del Pomezia e del pareggio della SS Arieti. I bianconeri strappano 3 punti con un gol per tempo. Nella prima frazione di gioco ad aprire le danze a Visconti, che recupera palla, fa tutto da solo, entra in area di rigore con un destro chirurgico sotto al 7 e batte il portiere. Il raddoppio arriva appunto nella seconda. Calveri parte, supera 2 avversari e calcia da fuori area. La palla prima sbatte sul palo e poi entra in rete per il 2-0 definitivo degli uomini di mister Scarfini. Nuova sconfitta per la Pescatori Ostia, che arrivava al match dal pareggio con l'Astrea. Gli squali restano fanalino di coda del girone A, fermi con un solo punto in 7 giornate. Sconfitta pesante del Pomezia, la prima in questo campionato, 3-0 in casa della Romulea. I rossoblù incassano 3 gol nella prima frazione, perdendo la vetta del girone. La prima rete è di Carlucci, che realizza un autentico capolavoro, anche se fortunoso poco dopo aver superato la linea di metà campo. Sembra cercare un cross in area, la palla invece prima colpisce il palo e poi si infila dentro. Poco dopo è Barchiesi a firmare il raddoppio, lancio lungo per lui che di prima intenzione al volo conclude a bersaglio. Passa un minuto e Carlucci mette per la seconda volta il suo nome sul tabellino dei marcatori, dribbling in area e tiro di sinistro sul palo lontano. Gli Amaranto e Oro si riprendono così dopo la sconfitta rimediata con la Falcimini Viterbo nella scorsa uscita. I ragazzi di Cervera, non in panchina per squalifica, salgono al 6° posto con 12 punti raccolti in 7 turni. Seconda vittoria consecutiva per l'Aurelia Antica Aurelio, che vince in casa per 2-0 contro la Falcimini Viterbo e sale così al 5° posto. La risolve nel secondo tempo Mocanu, autore di una doppietta. Prima il vantaggio con una conclusione ravvicinata dopo essersi inserito per ricevere in area di rigore il servizio dalla sinistra e poi il raddoppio da calcio di rigore spiazzando il portiere. Gli ospiti interrompono la striscia di 5 risultati utili consecutivi. La sconfitta vale l'8ª piazza della classifica. La SS Arieti manca l'aggancio alla vetta del girone, pareggiando al Manlio Scopigno per 1-1 contro il Civitavecchia e portandosi a 16 punti. L'attuale capolista Campus Eur dista comunque solamente una lunghezza. Vittorino illude gli ospiti, procurandosi e realizzando un calcio di rigore. Il pari della squadra di mister Angelone arriva nel secondo tempo con una magia di De Fato, che prima supera un avversario con una Veronica e poi fa partire dal limite dell'area un pallonetto di rara bellezza che si insacca alle spalle del portiere avversario. Missione primato fallita per la SS Arieti, mentre la Vecchia accoglie un punto prezioso, il primo del neotecnico Raffaele Scudieri, e si porta a quota 9. Seconda vittoria consecutiva per la Luis, che dopo aver battuto in casa il Villalba passa anche tra le mura della Citizen Academy. Gli universitari si impongono per 3-2, ma a passare in vantaggio sono gli uomini di mister Iardino nel primo tempo, con Rossetti bravo a sfruttare il suggerimento dalla sinistra per colpire a rete in area di rigore. Nella ripresa la Luis riporta il risultato in parità con De Vincenzi, che si guadagna e trasforma il calcio di rigore nonostante il tocco del portiere. Il sorpasso degli ospiti è firmato da Spizzichino, che ribadisce in gol da 2 passi di testa dopo una serie di batti e ribatti negli ultimi 15 metri avversari. La Citizen Academy però non molla e torna in partita con Fabiani, bravo a riequilibrare nuovamente il punteggio grazie a uno splendido destro a giro da dentro l'area. C'è tempo però anche per la doppietta personale di De Vincenzi, con un'incornata impeccabile che piega le mani all'estremo difensore. Seconda sconfitta di fila dunque per la Citizen, alla 6ª sfida di campionato consecutiva senza successi. La Strea vince 3-0 sul campo del Villalba e si porta a 11 punti. La prima rete arriva in apertura di secondo tempo grazie a Castro, che da calcio di punizione di Potenza porta in vantaggio i suoi. Meno di 10 minuti ed ecco il raddoppio, 4-1, palla per Torquati che solo davanti al portiere non sbaglia. Il tris porta la firma ancora di Castro, nuovamente scoperti i padroni di casa, fuga sulla destra e palla per lui che spinge in rete segnando un gol facile facile. Il Villalba incassa la seconda sconfitta consecutiva, continua il suo periodo di crisi, 5 punti in 7 partite per gli uomini di Leone. Primo successo del Valmontone, che vince 3-2 in casa dell'Accademia La Dispoli, e primi 3 punti certificati per il tecnico Sasà Cangiano, in attesa che venga presa una decisione ufficiale sulla gara della 5ª giornata con il Monte Spaccato. A passare in vantaggio sono i rossoblù con Buonanno, che sfrutta una dormita generale della difesa ospite e insacca di sinistro da pochi passi. La reazione del Valmontone è veemente, si concretizza prima con il pareggio di Gragnaniello, che sfrutta una ribattuta corta del portiere avversario sul primo tentativo dello stesso calciatore giallorosso, e poi con il sorpasso di Colasanti, che finalizza un batti e ribatti in area avversaria. Il Valmontone nel secondo tempo trova il 3-1 con Laurenti, il quale accoglie un calcio di punizione battuto in maniera lesta dai suoi, entra in area e buca l'estremo difensore.
La rete di Leonardi di testa su corner perfetto battuto dalla sinistra riaccende le speranze dell'Accademia Ladispoli, che tuttavia non riesce ad agguantare il pari. Il Valmontone raggiunge così a 4 punti in classifica la squadra di Puccica e guarda con fiducia i prossimi appuntamenti in agenda. I rossoblù subiscono la quinta sconfitta in campionato e restano a 4 punti.